Joliet e Angelina Mango a Sanremo 2024, spettegules.it. Secondo quanto riportato dall'Agcom, oltre 2 milioni di voti sono andati dispersi durante la finale di Sanremo 2024. Questo avrebbe potuto cambiare l'esito? Joliet a Sanremo 2024, spettegules. It, il mese di luglio ha portato con sé discussioni riguardanti il finale del Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus. Non si tratta di contestazioni legate al ballo del qua qua o alla censura per le canzoni riguardanti temi delicati, il soggetto della polemica riguarda il televoto. La vittoria di Angelina Mango ha sollevato interrogativi, con Joliet che ha ottenuto un secondo posto inaspettato. La revisione dei voti sembra indicare che il rapper napoletano non avrebbe comunque conquistato il primo posto. Rivisitando i dettagli della finale di Sanremo 2024, si osserva che il regolamento stabilisce che la votazione finale sia basata su una media di 3 categorie di voto: televoto, giuria della sala stampa e del web, e giuria delle radio. Le rispettive percentuali di incidenza sulla classifica finale sono 34% e 33%. I dati forniti dalla RAI mostrano che Joliet ha primeggiato nel televoto con un 60% delle preferenze, mentre Angelina Mango ha conquistato il 16,1%, seguita da Gali con l'8,3% e Annalisa con l'8%. Nonostante Joliet avesse avuto il predominio nel televoto, le due giurie lo hanno posizionato in quarta e quinta posizione, premiando invece Angelina. Oltre 6,5 milioni di voti risultano dispersi a causa di un malfunzionamento del sistema, limitato dalla capacità di elaborazione della piattaforma Team. L'Agcom ha comunicato che su 9,5 milioni di SMS inviati, sono solo 3 milioni i voti contabilizzati. Tra i voti andati perduti, circa 4,3 milioni avevano superato il limite di 5 voti per utente, lasciando quindi circa 2,2 milioni di voti validi non elaborati. Joliet avrebbe potuto conquistare Sanremo 2024? Le domande ora si moltiplicano. Se i 2 milioni di voti non conteggiati fossero stati vigenti, Joliet avrebbe potuto superare Angelina e vincere? Le analisi delle varie possibilità indicano che, anche in un migliore scenario, Joliet non avrebbe raggiunto una percentuale sufficiente a ribaltare il risultato finale a favore suo. Se i voti non presi in considerazione avessero distribuito preferenze simili ai voti già conteggiati, la posizione di Joliet non sarebbe cambiata significativamente. Se, al contrario, ipotizzassimo che tutti questi voti fossero andati a lui, avrebbe registrato l'82%, ma ciò comunque non avrebbe garantito la vittoria contro Angelina. I voti della finale di Sanremo 2024, spettegules.it, comprendendo queste dinamiche, risulta evidente che i voti mancanti non avrebbero alterato il risultato finale. Angelina Mango sarebbe risultata vincitrice anche in uno scenario di recupero voti. Le carriere artistiche di entrambi proseguono nel segno del successo, mentre l'accaduto potrebbe servire da spunto alla RAI e al futuro conduttore Carlo Conti per garantire maggiore trasparenza nel processo di votazione del festival, fornendo dettagli sui voti delle giurie.